nella mia mano, e se la schiudo lei vola lontano. Con Giuseppina io posso volare, con Giuseppina io posso giocare, con Giuseppina io posso sognare, con Giuseppina paura non ho. Papà balena, Giuseppina, papà balena, balenina, sei tanto grande, così piccina. Che prendiamo? E quanto tempo ci vorrà per arrivare al mare? Vediamo. Partiremo fra poco e arriveremo stasera. Che viaggio lungo! Che bello andare in treno, vero Gioppi? Sì, e poi vedremo il vero mare, l'Oceano Atlantico. Ci saranno tanti pesci. Anche le balene. Ma certo, anche le balene. Il babbo aveva suggerito di passare le vacanze estive al nord e non a Escorial. L'idea piacque molto a tutta la famiglia. Sono contenta di poter trascorrere tutta l'estate al mare. Là potrai assumere la tua vera forma, Giuseppina. Grazie, Gioppi. La, 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 la. Stai zitta, Rosy, non disturbare la gente. Sì, mamma. Oh, la prego di scusare mia figlia, signore. Ah, non si preoccupi, è colpa mia. Avrei dovuto chiudere bene la valigia. Senta, è suo? Ah, grazie, caro. Ah, la mia sorellina riserva sempre delle sorprese. Ah? È la sua famiglia? Sì, sono i miei nipoti. È veramente importante per me passare le vacanze estive con loro. Anche lei va a San Genio? No, io scendo prima. Di nuovo, grazie. Il loro padre è morto quando erano molto giovani. Sono sempre molto contenti quando arriva l'estate e posso stare con loro. Via qui, le porto io il suo bagaglio. Siamo sullo stesso treno. La ringrazio tanto. È stato molto gentile. Mio figlio avrebbe la sua stessa età se vivesse ancora, ma non c'è più. Sono contento che il mio contributo sia uguale a quello che le darebbe suo figlio. Mi piacerebbe tanto poter chiacchierare un po' col suo ragazzo. È un viaggio così lungo, non mancherà l'occasione. Ma certo, sarà contentissimo. Noi siamo nello scompartimento qui vicino. A più tardi. Oh, finalmente partiamo. Guarda, si muove! Gioppi, perché non vai nello scompartimento accanto da quel vecchio signore? Perché, papà? Mi ha detto che gli piacerebbe chiacchierare un po' con te. Va bene, ci vado allora. Ma che fretta! Non ti preoccupare per lui. Permesso? Stai più attento, ragazzo. Aia... Ti sei fatto male, Gioppi? Era proprio un maleducato quello. Ti assicuro che se fossi un adulto non lo lascerei certo andare via così.
Al ladro! Al ladro! Che il cosa? Portafoglio! Mi hanno rubato il mio portafoglio! Ah, come potrò spiegarlo ai miei cari nipoti? Ah, che dispiacere! Ma chi può essere stato? Ah, mi ricordo adesso! Penso di aver visto un uomo che potrebbe aver rubato il suo portafoglio. Ma sei sicuro? Mi aspetti, vado subito a vedere. Ragazzo! Non credo di sbagliarmi. L'ho visto, ma non avevo capito la sua azione. Il portafoglio deve essere quello del vecchio signore. Non riesco a trovarlo. Eh? Al ladro! Fermatelo! Joffy, siamo nell'ultima carrozza dove ci sono soltanto i bagagli. Allora non potrà scapparci. Essere qui, ma non lo vedo. Oh, com'è buio ora. Il treno sta rallentando. Non credo che qui ci sia una stazione. Il treno ha rallentato ancora. Che cosa sarà successo? Oh, guarda, qualcuno ha staccato questa carrozza! Giuseppina! Alla nostra base. Eh? Sei un piccolo ficcanaso. Adesso la balena è in mano mia. Ma come? Lei può vedere Giuseppina? Sì, la vedo molto bene. E quando avrò messo via tutti questi bagagli, me la affumicherò. I bagagli? Allora è questo che le interessa, eh? Sì, adesso cominci a capire, finalmente. Sono il capo dei banditi di questa zona. Cosa ne sarà di noi? Oh, mi sbarazzerò di te. Appena destinazione. Nessun problema, capo? Tutto liscio? Certo, e poi abbiamo preso anche questo. Un bel malloppo davvero, capo. Vale un brindisi nel nostro nascondiglio. E non dimenticarti di sbarazzarti di loro il più presto possibile. Ma chi sono? Non importa, ma loro sanno chi sono io. E non voglio che ci facciano avere delle grotte. È stato proprio lui a rubare il portafoglio. Ah? Fuggiamo, Giuseppina! Fermati, ragazzo! Fermo, attento, stanno scappando, presto, prendeteli! Fermatevi! Fermateli! Non muovetevi, prendeteli! Fermatevi! Ragazzo, torna indietro! Fermati! Ah.
niente, Cioffi. Sì, va bene. Aiuto, Giuseppina! Io scappo, ma tornerò presto. Ciao, andiamo. Beh, capirai che non posso lasciarti vivere, dato che sai chi sono. È giusto? E la balena? Dove hai messo la balena? Non preoccupartene, è soltanto un palloncino. Lui sì che potrebbe darci delle rogne. Ehi, ragazzo, cammina! No, io sto qui. Sei proprio un villano, buttatelo giù! Torniamo! Ormai dovrebbero essere qui. Aiuto! Cioffi, dove sei? Che cos'è questo rumore? Ehi, qualcuno sta annegando. Aiuto! Forza, tiriamolo su adesso. Giuseppina, un po' più forte, per favore! Mio padre, è vero? No, non sono tuo padre. Sono il commissario della polizia della zona e sto cercando dei banditi che hanno la loro base qui intorno. Sì, lo so. Loro mi hanno buttato nel fiume. Ah, davvero? Li ho seguiti perché volevo riprendere il portafoglio e loro mi hanno trattato come ha visto. Vi faccio da guida, ma state attenti, quelli hanno il fucile. Ah, grazie. Ma quella balena è amica tua? Ah, non la conosce? Le presento Giuseppina. Piacere. Dunque, muoviamoci. Abbiamo un ottimo aiuto. Adesso sì che potremo riprendere il portafoglio. Bal, bal, bal. Apriti! Seguitemi voi. E adesso come facciamo ad entrare nella caverna? Ho sentito che dicevano una formula magica. Hai capito com'era tu? No, non ho sentito bene, ma mi sembrava qualcosa tipo apriti, come nella storia di Ali Baba e 40 ladroni. Era magari apriti sesamo? No, c'erano più parole a filastrocce. Proviamo un po' allora. Cocomero, apriti. Carciofo, apriti. Melanzana, apriti. Anguria, apriti. Cioccolata, apriti. Spaghetti alla bolognese, apriti. Pomodoro, apriti. Barbabietola, apriti.
Non si apre. Forza, forza, prova ancora. Carota, apriti. Zucca, apriti. Ravanello, apriti. Oh, non mi viene più niente in mente. Cioffi, magari balena. Beh, sì, perché no? Prova, dai. Balena, apriti! Guarda, si è aperta. Finalmente, entriamo. Abbiamo fatto un grande colpo. Quel vecchio signore era molto ricco. Aveva tanto denaro e anche molte monete. Ah, il suo documento. Non hai più scampo, bandito! Ah, sei tu! Arrendetevi. È inutile fare resistenza, capito? Andiamo! Certo che resistiamo! Uomini! Alle armi! Giuseppina, proteggilo! Siete pronti? Abbiamo quasi finito. Ma dove sono finiti, accidenti? Senti, ragazzo. La tua fortuna finisce qui. Adesso tocca a te. Ho preso il mio portafoglio. Fermatelo! È vero, mi hanno rubato tutto il denaro e il biglietto. Allora dovete dimostrarlo, altrimenti dovete scendere, capito? Oggi sono proprio scalognato, mi rubano il portafoglio e poi devo anche scendere dal treno e i miei nipoti mi aspettano. A me spiace molto, ma queste sono le regole ed io non posso cambiarle. Signore, signore! Oh, ragazzo! Qui c'è il suo portafoglio, ho ripreso anche il biglietto, eccolo! Ma come? Ah, io ti ringrazio tanto, tanto. Allora il ladro si trova su questo treno. È lui, al ladro, prendetelo! Sei stato molto bravo, ragazzo, davvero. Thank you.
Chi stai salutando? La polizia, ci siamo occupati dei banditi insieme. Ah, che bravo sei, la mia vacanza d'estate la devo tutta a te. Grazie al tuo coraggio hanno arrestato quel ladro. Anch'io sono molto contento. Vorrei raccontarle della mia balena, signore. Sono molto curioso. Si chiama Giuseppina. Cioppi arriva a San Genio sulla costa atlantica la sera stessa. L'estate comincia. Probabilmente il vecchio signore avrà passato delle belle vacanze con i suoi nipoti. Adesso sei libera, balena. Ci vediamo domani. Stanotte puoi nuotare quanto vuoi. Sì, Cioppi, buonanotte. Buonanotte, Giuseppina. Giuseppina, vieni. Bravissima.